Grotto, in veste di product manager per AGB Alban Giacomo. Siamo un'azienda produttrice di ferramenta per vari sistemi di apertura di serramenti, e in questa occasione, alla presentazione del prodotto Lumina di Garone, stiamo dando un supporto perché il rapporto che si è sviluppato negli ultimi anni con questa azienda ha trovato il connubio massimo proprio nella presentazione di questo prodotto, dove siamo fornitori del sistema di apertura e possiamo dire che per AGB collaborare con aziende come Garone, aziende che fanno dello sviluppo tecnologico e della ricerca nello sviluppo di questi prodotti, uno dei valori fondamentali per la crescita propria, è sicuramente, possiamo dire, un onore, nel senso che anche un'azienda come AGB ha bisogno di questi partner per continuare a crescere e lavorare nel mercato. La ditta Garone con questa finestra ha voluto fare un prodotto altamente qualitativo e innovativo. Infatti abbiamo applicato anche delle vernici nuove, delle vernici nanotecnologiche su questo serramento, vernici metallizzate all'acqua per esterno, in modo da ottenere dei vari effetti, diciamo, di colorazione, varie colorazioni sia per interno che per esterno. La finestra, anche nella versione solo legno, è stata ben progettata perché è facile la manutenzione, in quanto il legno è stato esposto alle radiazioni UV il minimo possibile, conservando comunque all'interno un aspetto estetico notevole. Rappresento l'agenzia Legnami Sperandeo. Normalmente gli forniamo pino, gli forniamo cume dall'Africa, segale di cume, rovere dagli Stati Uniti. Gli diamo normalmente sia dei segati che dei manufatti come lamellari in finger joint. La lista intera la producono loro qui nel loro stabilimento a secondo delle esigenze. Massimo Schiavetta, Filippo Schicinetti, e volevamo parlare un attimino di quanto riguarda l'apporto che noi siamo riusciti a dare alla ditta Garone. Apporto e rapporto, anche non solo di apporto si tratta, ma di una vera e propria partnership nell'individuare e andare oltre quelli che sono i problemi attuali di una falegnameria equipaggiata, diciamo, in modo tradizionale, per poterla portare poi all'interno, diciamo, nel nuovo millennio, un millennio che è ancora da definirsi, in quanto conosciamo bene le situazioni attuali, le necessità di oggi, ma nel fornire un impianto, o meglio nel fornire una soluzione, bisogna sempre avere la possibilità di guardare oltre, di poter dare più possibilità al cliente. Noi avevamo solo una voglia, quella di fare diventare questa azienda un ennesimo esempio di un'azienda vincente, non solo a livello di costruzione, di conseguenza della parte produttiva, ma tutto quello che riguardava dal prodotto a alcuni aspetti di marketing alla produzione. Penso che soprattutto con questo evento in cui viene fatto vedere il prodotto finale Lumina, noi riusciamo ad esprimere in modo convincente qual è questo connubio che si è venuto a creare. La Lumina nasce da un'intuizione che parte da circa 3 anni fa, quando abbiamo capito che il futuro era verso una finestra che desse più prestazioni, che desse più luce all'ambiente, alla performance dell'ambiente, e quindi abbiamo dovuto comunque stravolgere l'azienda, abbiamo dovuto rimodulare il nostro modo di pensare, di fare
e di produrre le finestre. Oggi finalmente, 26 novembre, abbiamo tirato fuori questo prodotto. Questo è un prodotto che rivoluzionerà questo nostro settore, una finestra sempre più performante, dagli schemi sempre più minimali, dove il vetro la farà da padrona, dove la luminosità entrerà prepotente negli ambienti, dove daremo sfogo all'immaginario. Lumina, noi ci crediamo molto, infatti oggi erano qui presenti circa 100 rivenditori dal centro Italia in giù fino alla Calabria. Abbiamo presentato questo prodotto, abbiamo credo ricevuto tanti complimenti e grosse congratulazioni, e da domani ci rimboccheremo le maniche e produrremo questa finestra, la miglioreremo, perché adesso è ancora in fase embrionale, però la miglioreremo e cercheremo di portare avanti questo prodotto per far sì che i nostri rivenditori abbiano maggiori opportunità sia sul prodotto che anche sul prezzo, perché usciremo con un prezzo molto molto interessante.